presidente Calvolo si riparte dall'esercito come 5 anni fa, uno spiccio per la campagna elettorale o come? No, intanto è la tradizione, va bene, io sono legato a Caserta, ho ricordato più occasioni, conosco Caserta, è stato il mio collegio elettorale, ci vengo da tanto tempo, sia dal punto di vista della responsabilità delle istituzioni politiche, quindi non è una cosa che capita oggi, mi era ricordato, mi ha fatto piacere, quindi sono contento di partire da Caserta. Si sono chiuse le liste, la sua coalizione perde l'UDC, perde o guadagna? Ma l'UDC oggi è molto residuale, quindi il centro è rappresentato dal movimento destra, che è una forza di campagna popolare, una forza molto importante. No, io rispetto tutti quanti, ma è chiaro che il concetto dell'UDC c'è nel rispetto appunto della sua storia, della sua figura, c'è De Mita, non c'è più l'UDC. Sente la responsabilità politica da esponente di primo piano di Forza Italia, come punto di riferimento del centrodestra, di essere una delle ultime regioni del centrodestra in tutta Italia? Beh, non c'è dubbio, la responsabilità è grande, perché qui abbiamo lavorato bene, qui abbiamo rappresentato il nuovo. Il centro-sinistra è il vecchio, è la vecchia, sono le vecchie facce, sono le viste, non sono sempre le stesse, sono collegato al governato. Gli anni più duri della regione Campania, sono gli anni 2010. Gli anni dei rifiuti, a quarto piano, gli anni in cui ci ricordiamo, eravamo ricordati con la regione Canaria, la regione di Sasso San Gallo, non ci dobbiamo ricordare per gli anni, quindi dal punto di vista cambia totalmente lo scenario. È tutto salutato, i conti sembrano essere finalmente rigalanzi, stiamo ripartendo qualcuno con gli investimenti anche in questo settore. Se lei già ha parlato delle nuove istituzioni in vista, nello sblocco del turnover che forse potrebbe dare nuova, un po' di aria ad un settore che si è andato un po' a collasso in Italia. Sì, non c'è dubbio, per colpa di quei signori che ho ricordato, De Luca, Bassolini, Asi, che hanno fatto il debito. Finalmente dopo il blocco delle assunzioni, dove non si poteva più assumere, sempre per colpa di quei signori, oggi abbiamo circa 1.100, ho firmato un decreto per 1.100 nuove assunzioni nella sanità, quindi finalmente si vede la luce dopo tanti anni di disastro della sinistra, del centro-sinistra campana. Inquinamento ambientale, siamo nella terra dei fuochi, lei è una lista che si chiama mai più terra dei fuochi, il suo supporto, effettivamente cosa si può fare per la provincia di Caserta e per la regione campana? Bisogna lavorare per l'ambiente, l'ambiente è la prima cosa, tutela dell'ambiente sul terra dei fuochi sempre come forza, solo dopo gli ultimi 30 anni nessuno aveva pensato a terra dei fuochi, non ce la farà con il più. Lavoro, la Campania è sempre uno dei posti dove si lavora di meno, politica del lavoro del suo futuro, non è? Ambiente e sviluppo, impegno sul Carinaro, su cui iniziamo un percorso per difendere i posti di lavoro e farlo di più. Cosa è cambiato rispetto a 5 anni fa dalla sua sfida tra ma finalmente il futuro, oggi vediamo, ho lavorato tanto e coperto i disastri di questi signori, bene che teniamo lontani dal potere perché ci porteremo un'altra volta in nulla, oggi guardiamo il futuro. Massimo Grimaldi ospita il presidente Calvolo per la cultura ufficiale della campagna elettorale, si ritorna a Caserta, si riparte da Caserta come 5 anni fa, sempre con auspicio. Sì, sicuramente immaginiamo che sia buon augurante, ma soprattutto l'attenzione che il Presidente Caldoro ha voluto dare a questo territorio, lo ha dato 5 anni fa, lo ha dato in questi 5 anni, attraverso azioni di buon governo, attraverso considerazioni importanti in questa provincia. Ricordo che questa provincia ha espresso un Presidente del Consiglio, un Assessore all'Agricoltura, due Presidenti di Commissioni anche importanti in questa regione. Credo che mai terra di lavoro abbia avuto tanta attenzione, per non parlare del bandiera blu litorale Domizola di qualificazione, un grande progetto da 80 milioni di euro, per non parlare del protocollo d'intesa già firmato, la prossima settimana ci sarà la missione al finanziamento del polo agroalimentare Falerno-Caleno. Politicamente la chiusura della lista ha detto che l'UDC non è più nella vostra coalizione, cosa vi toglie questo passaggio con l'UPA e quale vantaggio vi dà invece? Guardi, io rispetto tutti, rispetto anche la posizione dell'UDC, ma vedo una lista peraltro non completa, sono 7 nomi, quindi già questo è un forte segno di debolezza, ma il segno di debolezza più forte sono le operazioni di trasformismo. La gente non ce l'ha nella testa operazioni così di trasformismo così alle ultime ore, e credo che se questo li farà recuperare qualche voto in termini spiccioli, sicuramente ci saranno tanti voti, tanti consensi in uscita rispetto al cosiddetto voto d'opinione, perché credo che sia un abbraccio mortale, l'abbraccio del Vati di Nusco con
De Luca, rispetto soprattutto alle dichiarazioni che De Luca ha fatto negli ultimi anni contro De Mita e contro alcune posizioni politiche di De Mita che sono state anche molto forti, quindi operazioni di trasformismo sicuramente sono non solo da condannare ma saranno penalizzanti per il nostro avversario. Leggiamo un messaggio chiaro, quello che porti scritto sulla maglietta, la Camorra non fa schifo, perché questo messaggio quanto oggi è presente ancora la Camorra nel nostro territorio? Questa provincia è stata per tanti anni terra di Camorra, le indagini, le operazioni giudiziarie dei magistrati delle forze dell'ordine hanno portato una parte del territorio a liberarsi completamente, ma c'è ancora tanto da fare e credo che la politica debba metterci la faccia su questo e lanciare messaggi forti. Il mio non è uno slogan, non è un appello al voto, è piuttosto un appello a non voto, cioè se c'è rimasto ancora qualche camorrista in questa provincia di Caserta deve capire chiaro e tondo che non deve sostenere la nostra lista, non può sostenere il nostro governatore, ma deve sostenere l'altro schieramento, perché noi siamo per la legalità e siamo perché questi territori possono liberarsi finalmente di questo fenomeno che ci ha tenuto in ginocchio e non ha favorito lo sviluppo per tanti anni. Abbiamo deciso di stampare una maglia, ho deciso di stampare una maglia con una scritta forte che la Camorra mi fa schifo. Credo che sia un segnale forte, non è un appello al voto, questo è un appello al non voto.